Ora si Bacuzzi, registrerà Alessia. la conferenza. Presente. Bene, tutti presenti. Bene, possiamo cominciare con le comunicazioni del sindaco. Ci sono come comunicazioni delle variazioni di macroaggregati che sono state fatte sostanzialmente dal 25 giugno fino ad oggi. Questi sono, si tratta sostanzialmente da un punto di vista contabile di spostamenti contabili interni dovuti far fronte alle varie necessità degli uffici nel corso dell'anno. Ve le sintetizzo, naturalmente di queste trovate copia come tutti gli atti sul sito del comune. Allora, per quanto riguarda la delibera di giunta 60 del 25 giugno 2020, bilancio di previsione e variazione fra macroaggregati del medesimo programma, abbiamo degli importi, abbiamo i vari importi, fra cui per esempio spese legali 5.500 euro che erano relative a vecchie cause, manutenzione patrimonio disponibile e indispensabile 4.200 euro, manutenzione patrimonio scolastico e un'integrazione impegni di spesa 3.000 euro, contributi ad associazioni per la ricorrenza del patrono 3.000 euro, interventi a tutela dell'ambiente, sanificazione parchi 2.000 euro, inserimento minori in istituto 4.000 euro. Ecco, ripeto, queste non sono, quelle che vi sto dicendo, non sono spese che non abbiate già visto, ma si tratta... C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Che mi sta dicendo Laura Baggi che c'è forse un ritorno di microfono? No, se l'avete tutti spento, vabbè, perché nell'audio che poi viene registrato forse non si sente bene. Vabbè, comunque stavo dicendo, queste sono variazioni all'interno del bilancio del comune, quindi non si tratta di spese nuove di cui non avete sentito parlare, ma semplicemente il sindaco dà comunicazione delle variazioni tra i macroaggregati del bilancio del medesimo programma del comune. Allora, abbiamo poi rimborso entrate tributarie patrimoniali per 2.200 euro, aggiornamento straordinario inventario 3.100 euro, acquisto libri e riviste 120 euro, integrazioni capitoli diversi stipendi 2.350 euro, manutenzione ancora il patrimonio scolastico 3.800 euro, poi con la delibera 84 del 27 agosto acquisto del patrimonio librario emergenza Covid 3.100 euro, attività culturali, prestazione di servizi per la festa d'autunno 1.200 euro, manutenzione ordinaria della computer software house per l'implementazione del programma Starch e Pago PA, a cui il nostro comune aderisce, 2.130 euro, spese per incarichi in materia di personale 1.630 euro per pratiche di pensione e acquisto materiale per sanificazione Covid 1.500 euro. Poi in relazione alla delibera 96 del 17 settembre, contributi ad associazioni per finalità culturali sempre per la festa d'autunno 1.000 euro, canone di gestione e manutenzione impianti effettuato da terzi sono 40.000 euro e segreteria acquisto attrezzature 150 euro. Poi abbiamo studi di progettazione, direzione lavori, collaudo, incarichi vari professionisti esterni, questo è per l'impianto di via Roccoli 2.000 euro, spese telefoniche uffici comunali 110 euro, poi abbiamo manutenzione ordinaria strade comunali 16.320 euro, un incremento della dotazione del capitolo, canone gestione sempre canone di gestione effettuato da terzi variato sul pluriennale 160.000 euro, interventi per la tutela dell'ambiente di prestazione di servizi 1.500 euro. Poi abbiamo delle variazioni di macroaggregati in entrata, quindi ritenute erariali su altri redditi 2.000 euro, imposta municipale propria anni precedenti dal 2018 per ravvedimenti operosi, sanzioni e interessi 49.020 euro, poi un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi una tariffa del 2013 360 euro, poi 10 euro ve lo salto, poi abbiamo una tariffa sanzioni e interessi sugli insoluti 240 euro, proventi di servizi cimiteriali 1.700 euro, 220 euro di tributo di igiene ambientale, 130 euro di sanzione interesse e 790 euro di concessioni cimiteriali, mentre per la parte spesa, cioè per le uscite, 2.000 euro di versamento ritenute erariali su altri redditi, oneri di segreteria previdenziale assistenziale assicurativi a carico del comune 300 euro, acquisti libri, riviste e abbonamenti vari 170 euro, spese postali 550 euro,
Spese per informazione e partecipazione dei cittadini, prestazioni e servizi 2050 euro, formazione, qualificazione e specializzazione personale 370 euro, studi di progettazione, direzione lavoro e collaudo incarichi ai professionisti esterni 990 euro e 1000 euro ai servizi demografici per lavoro straordinario. Poi, manutenzione straordinaria, scusate, manutenzione ordinaria, computer hardware software 2650 euro. Polizia locale, assegni per nucleo familiare 350 euro, Polizia locale, servizio ordine pubblico Covid-19 1000 euro, Polizia locale, oneri previdenziali e per ordine pubblico Covid 240 euro, automezzi, acquisto di bene 400 euro, Polizia locale, IRAP su retribuzioni personale dipendente 100 euro, manutenzione ordinaria computer 1590 euro per la gestione della rete del sistema bibliotecario. Contributo al sistema bibliotecario per l'acquisto di contenitori dei libri di emergenza Covid-19 180 euro, acquisto stampate cancellerie varie 500 euro, manutenzione ordinaria computer hardware e software, abbonamento triennale AutoCAD ufficio tecnico 2770 euro, interventi disabilità compenso per il lavoro straordinario 670 euro, iniziative straordinarie per festività natalizie a sostegno del commercio locale 150 euro. Manutenzione ordinaria, poi abbiamo sempre sulla delibera successiva 130 del 19 novembre, manutenzione ordinaria di computer hardware e software, spese necessarie per con nuovo scanner segreteria 460 euro, compensi al personale dipendente per adempimenti per conto dell'Istat 1500 euro, manutenzione ordinaria computer e software, la configurazione dei PC del quarto settore 340 euro. E abbiamo terminato. Come ripeto, queste non sono spese in più, ma si tratta semplicemente di spostamenti interni al bilancio comunale, di importi che vanno da un settore a un altro, che magari un settore non ha necessità di spendere, l'altro ha necessità di spendere, dei quali però bisogna dare comunicazione al Consiglio Comunale. Poi, e questa era la comunicazione del sindaco. Poi abbiamo punto numero 2, approvazione dei verbali della seduta del 5 ottobre, dalla 36 alla numero 40. Possiamo darli per approvati? Volete votarli? Prego. Stecchetti Simone, prego. Stefano, scusa, Stefano. Avevo una segnalazione da fare sui decreti di nomina degli assessori della Giunta. Almeno fino a 2 giorni fa sul portale Trasparenza c'era ancora il decreto della vecchia Giunta. Se volete verificare e introdurre quello nuovo, è allineato anche in relazione alla delibera che andiamo oggi a convalidare. Sì, certo, grazie. Faccio E presente chiedevo allo se. signor Servizi Generali. Sì, chiedevo poi quale sia il momento per presentare delle interrogazioni e interpellanze all'interno della scaletta. Quando vuole. Scusatemi, adesso noi stavamo approvando i verbali della seduta precedente, o no? Sì, lo stavo introducendo, sì. Ah, ecco, perché forse è meglio prima finire qua. Cioè, le interrogazioni penso che le possa presentare alla fine dell'ordine del giorno. Come volete, per me va bene. Sì, va bene, indifferente, va bene, segretario, facciamo come dice lei. No, così almeno manteniamo un po' l'ordine di. Adesso siamo quindi all'approvazione verbali, giusto? Sì, Sì. dobbiamo fare l'approvazione dei verbali della seduta Ok, precedente, sì. ok, ok. Allora, cosa facciamo? Li volete votare? Li diamo per approvati? Consiglieri. Vediamo per approvati. Sì, Va bene anche per così? me va bene. Va bene, allora segretario possiamo darli per approvati. Va bene, perfetto. Perché il nostro regolamento prevede che se nessun consigliere solleva obiezioni, si danno per approvati e quindi va bene. Bene, allora procediamo con la prima delibera un po' più sostanziosa da esaminare, che è praticamente la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 118 del 12 di novembre relativa alla variazione di bilancio 2020-2022. In sostanza si tratta di una delibera, una variazione di bilancio con la quale
siamo andati a finanziare diversi interventi che andremo a fare nei prossime settimane. Ve li segnalo, vi segnalo le spese di investimento e le più importanti sono 111.000 euro in via Paganelli sul rifacimento dei campi sportivi completo, quindi manto, luci, quindi li mettiamo in condizioni ottimali di utilizzo. E 98.500 euro invece relative alla sistemazione dell'edificio dove c'è adesso il bar e il magazzino, eccetera, eccetera. Questo è l'intervento su via Paganelli. Poi abbiamo 37.000 euro che vanno sempre in via Paganelli per il parco inclusivo. Una parte verrà finanziata, abbiamo partecipato al bando della regione, una parte di questi dovrebbe poi essere però finanziata da Regione Lombardia se ci aggiudichiamo il bando. Poi abbiamo 40.000 euro che siamo andati ad investire sul campo di Via Roccoli per la manutenzione straordinaria delle tribune. Le tribune avevano delle infiltrazioni d'acqua che dovevano essere sistemate e dove si siedono le persone ci sono dei giunti che sono stati sistemati, sono stati, diciamo così, impermeabilizzati perché se no facevano filtrare l'acqua sotto i nostri spogliatoi nuovi. Poi abbiamo 9.000 euro che sono la sistemazione del pilomat di Petosino, quello che conduce alla piazza dove poi c'è la chiesa sul retro. Poi abbiamo 4.900 euro di acquisto di computer e DPI per il Covid, per lo smart working e per il Covid. Poi abbiamo 9.800 euro per la sistemazione del tetto del cimitero di Petosino ancora che aveva delle infiltrazioni dal lato dei bagni. Abbiamo ancora di importante, vediamo un po', attrezzature nuove per gli spogliatoi di Via Roccoli, 5.000 euro, e l'acquisto, sostanzialmente un contributo al gestore del bar del centro di Via Paganelli, che è previsto peraltro in convenzione, gli diamo un contributo di 5.000 euro perché è stato sostituito il bollitore, cioè la caldaia del centro stesso. Questa è la parte, diciamo così, degli investimenti. Abbiamo poi una parte, sempre nella stessa variazione, di spese correnti che voi avete ricevuto e che è abbastanza dettagliata nella delibera, però vi vado a indicare gli importi principali. Dunque, abbiamo un rimborso COSAP da 11.000 euro. Vediamo un attimino, 7.600 euro per scuola materna di Azzonica per lo studio di fattibilità economica e sismica e 5.400 euro per il progetto preliminare per via Gasparotto per le vasche di laminazione e allontanamento delle acque meteoriche. Poi abbiamo un attimino, allora, 4.680 euro che andiamo a impegnare per la convenzione nella quale rientriamo per i birilli dell'incrocio di Ponte Secco Ponte Ranica. Noi, come sapete, ci siamo fatti promotori negli anni, siamo fatti interpreti dello stimolo per arrivare a una soluzione definitiva di quell'incrocio. Peraltro anche fuoriuscendo dal protocollo d'intesa che era stato sottoscritto perché la provincia non procedeva speditamente. Adesso pare che la provincia sia arrivata ad un progetto quasi, che potrebbe essere quasi definitivo, si farà carico di quasi tutto il costo dei birilli per sempre, noi pagheremo solo una quota, una tantum di 4.000 e come ho detto 680 euro riferita anche agli anni passati nei quali non abbiamo corrisposto niente per protesta e per stimolare la provincia ad andare avanti con l'impegno. Poi cosa abbiamo? Allora, abbiamo 26.000 euro in più di aree di manutenzione delle aree verdi, poi abbiamo 1.500 euro di contributo al SIM per la Marga per gli interventi che hanno fatto, forse sarà. Sicuramente sarà da integrare di ulteriori 500 euro perché hanno speso un pochino di più, hanno sistemato tutta la scala esterna, sono intervenuti in maniera abbastanza, diciamo così, importante.
Poi cosa abbiamo di interessante? Dunque. Allora, un attimo solo. Niente. Quelli principali che vi ho detto sono questi qua. La cosa più interessante sono le spese di investimento che andremo a fare. Prego, consiglieri, chi vuole intervenire? Sindaco, posso intervenire io per precisare un errore proprio di trascrizione sull'allegato? Quando parliamo di intervento di 98.500 euro e di 111.000, C'è sì, praticamente una rovescione sostanzialmente, hanno invertito le righe, sì. esatto, perché per finanziare le spese di 98.000 euro non faranno tutte capo come è scritto nell'allegato. Al fondone, ma invece viene diviso tra, cioè la spesa di 98.500 viene finanziata in parte per onere e sanzioni, in parte con alienazione, in parte con fondo di riserva, in parte con. Hanno praticamente Segretario. invertito. Hanno Segretario, invertito. scusi. Sì. La ragioneria, se voi guardate la riga riferita ai 111.000 euro e 98.000 euro di Sì. intervento su Paganelli, nella prima parte della riga lo ha indicato correttamente, nella seconda parte ha invertito le cifre. Sì. Adesso nella descrizione, sì. Così magari lo scriveremo nella deliberazione. Sono 111.000 euro riferiti al rifacimento dei campi. 98.500 euro riferiti alla sistemazione di tutto l'edificio che è vetusto, ha le infiltrazioni di umidità, bisogna rifare l'impianto elettrico, bisogna rifare tante cose. Naturalmente, siccome andremo a gara, è il caso di rimetterlo a posto prima della nuova gara di assegnazione della gestione. Prego, consiglieri, se volete intervenire. Prego. Sì, io avevo un paio di domande per l'assessore Mussetti, per quanto riguarda questa variazione, nel senso che io sono riuscito a leggere, così come vedremo anche dopo, che sono, queste variazioni dipendono da dei fondi arrivati, appunto, dei soldi arrivati dalla regione, dallo Stato e via dicendo, per effetto Covid e via dicendo. E impegniamo appunto l'avanzo economico del comune. La domanda, guardando innanzitutto se si riesce ad avere una stima di quanti soldi sono arrivati dall'inizio della crisi, dai vari enti, quindi Stato, Regione e via dicendo, e se abbiamo delle esigenze, di spesa, ovvero come succedeva negli anni passati, se devono essere impegnati e spesi entro la fine dell'anno, come quando si variava e utilizzava l'avanzo economico. Un'altra cosa è se mi poteva spiegare come mai avete deciso di togliere l'impianto di condizionamento in Piazza Alpini, che non ci sono più i 20.000 euro stanziati per la sala della banda, e i 40.000 invece per la sistemazione delle tribune, quando appunto, come diceva correttamente il sindaco, sotto abbiamo fatto gli spogliatoi, cioè non si era pensata a quella cosa qua. Vedo anche delle attrezzature sportive da 5.080, non so se sono gli arredi degli spogliatoi. E siccome 2 giorni prima delle elezioni si era andati a fare questa sorta di inaugurazione dello spogliatoio, mancano 50 euro per renderlo effettivo, forse c'è qualcosa che non mi torna. Ecco, volevo chiedere qualche chiarimento su queste due spese. Sulla prima parte però preferirei rispondere io, se possibile, rispetto all'assessore Mussetti, perché avendo seguito la parte del bilancio sui fondi in entrata, Va probabilmente. bene, ci mancherebbe. Allora, sostanzialmente noi abbiamo avuto 350.000 euro da Regione Lombardia nella prima parte della crisi, del lockdown, che erano destinati a investimenti finalizzati alla ripresa economica, che sono stati investiti sostanzialmente in gran parte nelle asfaltature, perché l'obiettivo era quello di opere pubbliche che fossero cantierizzate per ottobre. Quindi era l'unico modo possibile per poterli spendere tutti. Poi sono arrivati 70.000 euro dallo Stato per la messa in sicurezza del territorio, sempre da spendere per quanto riguarda investimenti su opere. Poi abbiamo avuto 50.000 euro circa, 49.000 qualcosa, dallo Stato sempre per l'emergenza,
per l'emergenza dei cittadini che abbiamo utilizzato per i buoni spesa, li abbiamo divisi in due tranche. La prima tranche di 25.000 è già stata spesa nella prima parte della pandemia. La seconda parte la stiamo spendendo, la spenderemo adesso perché abbiamo aperto di nuovo l'erogazione dei buoni famiglia, perché siccome il lockdown si sta di nuovo procrastinando per tempo che non sappiamo ancora quanto, e quindi bisogna intervenire in questo modo. Poi abbiamo avuto 55.000 euro da destinare, che abbiamo destinato alle attività commerciali che sono state chiuse durante il lockdown. Sono entrati. In definitiva abbiamo ancora da spendere, che stiamo spendendo. 50 più o meno. Prego. Dovrebbero essere intorno ai 550 più o meno, Stefano. In totale 5,50 che però vanno spesi, quelli il fondo Covid vanno Entro spesi o fine assegnati entro la fine dell'anno, se no vanno anno. restituiti allo Stato. Esatto. Dentro questi entreranno sicuramente lo Scuolabus. Sicuramente entrerà la nuova Il sala consiliare che Paganelli. faremo un po' più grande, una parte del Paganelli perché i campi sportivi sono in convenzione con le scuole di Sorisole e quindi la può servire al distanziamento dei bambini, magari far fare attività sportiva, ginnastica, utilizzando anche l'impianto del Paganelli e non solo quello della scuola, in modo tale che se questa emergenza dovesse proseguire, i bambini hanno la possibilità di diciamo così, avere più spazio. Poi abbiamo utilizzato 70.000 euro per la riduzione della Tari per le attività che sono state chiuse. Abbiamo utilizzato circa 80.000 euro per finanziare i CRE di quest'estate che sono stati molto onerosi perché più insegnanti, meno bambini, le sanificazioni, eccetera, eccetera. Aspettate un attimo, che c'ho qua. Allora, abbiamo speso 23.000 euro circa di questi fondi per le sanificazioni e per i dispositivi di protezione individuale. Abbiamo abbonato per 15.000 euro la seconda rata del trasporto scolastico, abbattuto la seconda rata del trasporto scolastico e poi investiremo 15.000 euro per il rifacimento della sala consiliare che sposteremo nella ex biblioteca e doteremo di un sistema di trasmissione in streaming, come andiamo dicendo da tempo, fisso, in modo tale che non sia una cosa, diciamo così, posticcia tutte le volte, ma sia una cosa fatta per bene. Poi abbiamo dato, rientrerà anche 17.000 euro di contributo per i pensionati di Sorisole che hanno realizzato una pergotenda esterna per, diciamo così, aumentare gli spazi disponibili anche per il distanziamento. E poi abbiamo stornato 5.000 euro su 6.000 di affitto dell'impianto sportivo Via Roccoli alla polisportiva sorisolese. Per quanto riguarda il discorso delle tribune, è evidente che prima della realizzazione, questo attiene all'amministrazione più o meno all'amministrazione precedente, ma prima della realizzazione degli spogliatoi non era emerso il problema di questo problema di impermeabilizzazione delle tribune. Quindi è emerso dopo, quando abbiamo inaugurato gli spogliatoi, non avevano l'arredamento perché era appena finito l'edificio. Adesso quei 5.000 euro lì, che poi sono gli stessi della manutenzione di macro aggregato che avete sentito prima, servono per arredare per bene lo spogliatoio con tutte le dotazioni. Prego. Prego, consiglieri. Niente, alla fine ha risposto il sindaco, credo, alle domande del consigliere Massimo. Se hai altre domande, Massimo, sono disponibile. Nessuna. Sì, no, allora ho capito che, scusami Stefano, niente, no, ho capito che, allora vabbè, la questione penso del condizionamento, o forse non erano più necessari o non sufficienti, da quello Ci che ho sarà il detto. condizionamento, rientrerà nelle opere che faremo adesso entro fine anno, ma ci sarà anche quello. Stiamo ancora aspettando dei preventivi veri e propri per capire la fattibilità della cosa e i termini. Basta, tutto. Un'altra cosa, scusami, sapevo appunto dei 350.000 euro che devono essere appunto spesi in opere pubbliche, come diceva il sindaco, cantierizzabili in ottobre, ovviamente, ma anche perché l'ho fatto io in precedenza, indi per cui l'asfalto è la maniera più veloce per spendere quei soldi in assenza di progetti di fattibilità precedenti.
nel senso che si poteva avere altro, ma in mancanza di quello, giustamente, la parte più veloce e l'opera più veloce da fare è quella. Però dal conto più o meno che ha fatto il sindaco arriviamo a qualcosa come un'entrata di più di 1 milione di euro tra una cosa e l'altra, nel senso che se sono i 70, i 50, i 55, i 5,50, su questa seconda parte non sono a conoscenza, ma perché non mi sono informato adeguatamente, se dovevano essere prettamente su opere pubbliche, se potevano essere destinati. I 5,50 contengono anche una parte di ciò che è avanzato di quelli prima, quindi non so, sono circa 800 e rotti mila euro in totale che abbiamo Esatto, ottenuto, circa. esatto. Ok. E devono essere quelli che sono finalizzati agli interventi Covid per adesso, e dico per adesso perché l'interpretazione, il segretario lo sa, qui cambia di ora in ora da parte del Ministero, per Esatto. adesso devono essere spesi o assegnati come contributo alle associazioni entro la fine dell'anno. Spesi nel senso l'opera deve essere, se è un'opera pubblica deve essere finita o se l'acquisto deve essere nella disponibilità, se è un acquisto di un bene mobile deve essere nella disponibilità del comune, oppure se sono contributi alle associazioni devono essere erogati. Pare però, ed è di oggi, di questo pomeriggio, che può essere che ci spostino il termine al 2021 o nei primi mesi del 2021. Dobbiamo vedere perché qui navighiamo a vista perché il governo non ha ancora, sarà contenuto nella finanziaria che è in discussione adesso. Quindi dobbiamo aspettare e capire un po' di. Noi abbiamo cercato di allocare tutto quello che si poteva rapidamente per non restituirlo, naturalmente. Però Esatto. non possiamo neanche inventarci cose. Quindi quelle cose che abbiamo fatto sono, diciamo così, quelle che si potevano fare più rapidamente. Vediamo che cosa succede, perché se per caso ci permettono di spenderli entro marzo, sicuramente li utilizziamo tutti, fino No, all'ultimo. ovviamente apprezzo la velocità con la quale si interviene in questo momento di caos, perché la stessa cosa era successa a noi nel 2015 quando avevano abolito lo patto di stabilità e quindi ci Sì. eravamo trovati costretti in 3 mesi ad appaltare più di 1,5 milioni di euro. Il suggerimento, come visto, è quello di avere ovviamente più studi di fattibilità e via dicendo per poter avere sempre più disponibilità opere da fare, perché giustamente, come diceva, vedo effettivamente elargire soldi ad associazioni, ho visto le varie delibere dei pensionati, del Siltri, e di altri, proprio credo per non tornare i soldi a Roma, cioè vale a dire di impegnarli. Ora, io sono il primo, favorevole a che i soldi rimangano qua, quindi ben venga anche all'aiuto alle nostre associazioni che tanto fanno. Però ecco, visto che probabilmente non si esaurirà a Natale, ma forse anche più in là, se riusciamo ad avere una programmazione, riuscite ad avere una programmazione in funzione proprio di questo, perché ci aspettiamo almeno fino a giugno che possano arrivare soldi e che vadano destinati correttamente. È vero non tornarli a Roma, ma è vero anche impegnarli correttamente sul territorio a chi servono veramente. Ecco. Questo è un po' il suggerimento più che ovviamente una critica ci mancherebbe anche perché, ripeto, lavorare in queste condizioni di frenesia non è mai facile. Grazie. Ecco, su questo punto noi stiamo facendo un sacco di progetti preliminari su diverse cose, in modo da avere progetti pronti nel momento in cui o saranno spendibili i soldi oppure usciranno bandi. Abbiamo costituito un gruppo di cui fa parte l'assessore Mussetti e i consiglieri Cometti e Busi che si stanno occupando di verificare tutti i bandi disponibili regionali, nazionali ed europei. Infatti, Proprio per recuperare più soldi possibili. infatti Bene, se dottoressa. posso, Prego, prego. infatti se posso, stavo giusto aggiungendo a Massimo, consigliere Massimo, che abbiamo costituito un gruppo bandi proprio per tenerci aggiornati su quello che succederà, visto che comunque il Covid sembra che non si sa ancora per quanto ci terrà compagnia e quindi speriamo sempre che escano dei nuovi bandi e tutto quanto, quindi vogliamo farci trovare già preparati in vista di nuovi bandi in modo da poter accedere e avere più risorse possibili per il paese. Tutto qua. Altri consiglieri che vogliono intervenire? Prego, Stefano Stecchetti.
A riguardo abbiamo preparato anche un'interpellanza che dovrebbe tabellare un po' questa attività legata all'utilizzo dei fondi. Tra l'altro, il sindaco saprà sicuramente che sono in entrata altri fondi a sostegno alimentare delle famiglie indigenti. Dovrebbero arrivare ulteriori fondi, come quelli che sono arrivati a marzo-aprile. E abbiamo questo mese sostanzialmente di tempo per capire, essendo un'interpellanza, risponderete per iscritto su come questi fondi sono stati organizzati in modo tale da rendere pubblico l'utilizzo delle iniziative che l'amministrazione ha programmato. E questo è un po' la sintesi dell'interpellanza che leggerò alla fine. È comunque apprezzabile il fatto che si lavori così massivamente su obiettivi diversi l'uno dall'altro. Lasciare ovviamente i fondi sul territorio è la regola. Dunque, fare il possibile ovviamente con gli uffici che abbiamo a disposizione, io posso anche dire in prima persona, non è facile di questi tempi, rispettare le regole e portare in avanzamento gli investimenti. Io utilizzo anche questa dichiarazione di voto, dirò che sarà favorevole comunque il nostro voto sulle due delibere di variazione, perché c'è tanta roba, siamo contenti per Sorriso e se tutti questi obiettivi arriveranno a risultato. Anche se avremmo preferito che ci fosse stata una caratterizzazione più sociale della diffusione, diciamo, dei conti, dei fondi a disposizione delle imprese del territorio. Alla fine poi questi appalti vanno a finire su imprese che non sono del territorio e sarebbe stato bello riuscire a mettere dentro anche qualche progetto in cui coinvolgere le ditte del paese. Però i tempi sono quelli che sono, l'ha detto lei sindaco, entro fine anno bisogna fare i conti, salvo proroghe, e comunque quello che avete introdotto, ripeto, tanta roba. Altri consiglieri che vogliono intervenire? Nessuno. Bene, era già una dichiarazione di voto, chiedo al consigliere Stecchetti Stefano. Sì, era già una dichiarazione di voto. Grazie. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Prego, consiglieri. Prego, prego. Vagi Massimo. Allora, va bene, la mia dichiarazione di voto è semplice e rimarrà fedele anche probabilmente nei prossimi consigli, ovvero ogni volta che si tratterà di variazione di bilancio o comunque di programmazione, bilancio previsionale e via dicendo, la minoranza che non ha voce né per organizzare né per validare o partecipare a commissioni, gruppi di lavoro, indi per cui non è in grado di poter valutare né, ovviamente non mi permetto di dire la correttezza della variazione perché su quello c'è un ufficio e un revisore dei conti che ne attesta la bontà. Proprio per questo motivo che la minoranza non può partecipare, non può dare eventuali anche indicazioni su come possono essere spesi questi soldi su questo territorio, così come diceva anche il consigliere Stecchetti, ovvero di privilegiare magari la parte un po' più sociale rispetto a quella dell'opera pubblica, impegno comune intende astenersi come voto. Bene, segretaria, Stefano? possiamo pronto? Mi sente? Stefano, mi senti? Busi. Sì, mi senti? Ho la Abbiamo perso dichiarazione di la linea. voto per la Allora, maggioranza. sentono tutti. Busi Valentina, ti sentono tutti. Perfetto. No, lo so, non sapevo se mi sentivate. Allora, Prego. io esprimo la dichiarazione di voto da parte del gruppo di maggioranza, che sicuramente è favorevole, a dimostrazione dell'impegno profuso da questo gruppo e dalla giunta per il territorio e per i cittadini e la presenza costante, specialmente per far fronte a una situazione di tipo emergenziale, quindi avere le idee chiare e
avere dei progetti pronti per poter spendere dei soldi in più per il territorio. Il voto sarà favorevole. Bene, segretario, possiamo procedere all'appello per la votazione. Grazie. Io chiedo se le dichiarazioni di voto mi vengono o consegnate o date, oppure non lo so, se qualcuno ce l'ha scritta è bene che sia consegnata all'ufficio in modo che così si riporti in modo integrale e giusto, se no vabbè, le scrivo. Gliela farò avere tramite email o comunque all'ufficio segretario. Grazie. Allora faccio l'appello per il voto. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Favorevole. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Baggi Favorevole. Massimo. Astenuto. Bacuzzi Alessia. Bacuzzi Alessia. Il microfono. Non si sente. Astenuta, Bene, mi scusi. niente, niente. Quindi 11 favorevoli e 2 astenuti. Faccio anche, rifaccio l'appello per l'immediata eseguibilità. Sì, grazie, segretario. Quindi, Vivi Stefano, Favorevole. Zambelli Eugenio, Favorevole. Locatelli Cristina, Favorevole. Mussetti Ramona, Favorevole. Cornolti Fabio, Favorevole. Cometti Franco, Favorevole. Busi Valentina, Favorevole. Gerotti Alessandro, Favorevole. Sala Nicola, Favorevole. Stecchetti Stefano, Favorevole. Micheli Laura, Baggi Favorevole. Massimo, Astenuto. Bacuzzi Alessia. 11 Astenuta. favorevoli e 2 astenuti. Posto. Attivo l'audio, eccoci qui. Bene, allora possiamo passare alla delibera successiva che è analoga a quella che abbiamo appena discusso, seppur meno corposa, e contiene sostanzialmente sempre una variazione di bilancio che abbiamo adottato in giunta sempre per questi interventi. Una parte di questi li avete già sentiti nella variazione dei macroaggregati che ho letto prima. In questo sono contenuti sostanzialmente l'intervento da 15.000 euro per cominciare a preparare la sala consiliare nuova nella ex biblioteca qui in municipio. Poi ci sono 23.000 euro che è la progettazione degli interventi sulla scuola materna di Azzonica che andremo a fare a breve, e 160.000 euro che è proprio il contributo per il nuovo intervento sulla materna di Azzonica. Oltre a 65.000 euro di scuolabus, prendiamo uno scuolabus nuovo. Avremmo voluto prenderne due, spendendo, ma purtroppo superando i 75.000 euro avremmo dovuto per forza fare una gara e quindi non avremmo avuto i tempi per riuscire ad averlo fisicamente immatricolato entro la fine dell'anno. 60.000 euro saranno allocati per la sistemazione dell'uscita della scuola di Petosino in via Tonale. L'idea è quella di chiudere la via Tonale nel tratto compreso tra la via Aldo Moro e la via Piazza Lunga con dei pilomat e o con delle fioriere per poi realizzare uno spazio di attesa anche per i genitori. In quel tratto di strada non insistono uscite carrali di nessuno, quindi non si dà fastidio a nessuno. E al contempo modificare il vialetto di uscita della scuola spostando l'uscita al centro di quel tratto della via Tonale, così i bambini escono nell'area ricompresa tra i 2 km e che ci siano i volontari, che ci siano i vigili, che qualcuno sia malato e quel giorno lì magari non ci sia nessuno, sicuramente i nostri bambini escono sempre, usciranno sempre in sicurezza. Quindi l'intervento
più o meno dovrebbe avere questa misura. Nello stesso modo, 17.000 euro sono quelli che andiamo a erogare ai pensionati di Sorisole per l'intervento che hanno fatto sull'esterno del centro dei pensionati, che va completamente. Noi abbiamo fatto la pavimentazione nella scorsa amministrazione, loro fanno questa pergotenda, hanno fatto questa pergotenda molto bella, che consente loro di recuperare quello spazio esterno che avevano perso a causa della demolizione dell'abuso edilizio che era stato fatto. Prego consiglieri, chi vuole intervenire? Maggi Massimo, prego. Sì, no, io intervengo solo velocemente perché un po' abbiamo già trattato questa delibera con le variazioni, con quella precedente, molto simile. Non sto qui a richiedere le stesse cose perché mi sono state risposte abbastanza bene in quella precedente, ovvero perché impegniamo tutti questi soldi e li impegniamo in questa fase su associazioni, sul territorio e soprattutto su queste attività, e sappiamo benissimo che sono le prime che si riesce a fare fondamentalmente. È una delibera che serve a far passare tutte le opere come interventi volti ad arginare il problema Covid, al sostegno degli enti locali e tutte quindi quelle ordinanze, via dicendo, dello Stato per poter dar fondo a questi soldi che arrivano. Non so quanto stia in piedi la definizione appunto che viene data dalla delibera, cioè quella che sia tutto a sostegno per Covid. Quindi è ovvio che si cerca quella motivazione per poter impegnare quei soldi. Detto questo, faccio anche la dichiarazione di voto, ovvero un po' ricalca quella precedente, a maggior ragione perché questa forzatura di voler far passare per forza tutto collegato al Covid non so quanto sia corretto o giustificabile, però vabbè, è già stata passata in giunta, quindi avete già fatto tutte le valutazioni, tanto per quello io come gruppo e impegno comune ci asteniamo. Grazie. Ecco, giusto per una precisazione, le valutazioni in ordine al collegamento con la emergenza Covid di questi interventi, soprattutto di quello più grosso che è quello della scuola materna di Azzonica, risiede nel fatto che la scuola materna di Azzonica è stata quella che ha fatto il CRE, diciamo così, in maniera un po' più rispetto alle proprie possibilità, piuttosto intensa, eccetera, eccetera. Quindi rendendo ben fruibile in maniera migliore, diciamo così, fruibile in maniera migliore l'area esterna della scuola, sicuramente, io penso, spero di no, però se sicuramente l'anno prossimo dovessimo arrivare ad avere di nuovo una qualche emergenza sanitaria, gli spazi sarebbero sicuramente maggiori e potrebbero consentire di avere più bambini, perché il parametro erano i metri quadri per persona, quindi più sono utilizzabili e meglio è. Invece per quanto riguarda lo scuolabus che prendiamo, sarà dotato, naturalmente removibili, di dispositivi di separazione, praticamente di un dispositivo di separazione tra i bambini, tra un'ala e l'altra del pulmino, in maniera tale da rendere più sicuro il trasporto per quanto riguarda i contagi, eccetera, eccetera. Poi la sala consigliare nuova, anche questa è stata fatta perché nel caso in cui si possa fare consiglio comunale in presenza, ci sia il pubblico, magari in una situazione di zona gialla o quello che è, vi sia la possibilità di distanziarlo. Voi avete visto che la vecchia sala consigliare era molto sacrificata nello spazio per il pubblico, praticamente una fila di sedie o due massimo e basta. Nella ex biblioteca avremo uno spazio un po' più ampio che consentirà magari di ospitare più persone a distanza, nella distanza prevista dalla normativa emergenziale. Stessa cosa per i pensionati di Sorisole, la motivazione è quella di un ampliamento della superficie utilizzabile al fine di consentire l'utilizzo a un maggior numero di persone. Naturalmente poi vedremo tutto questo come procede. L'obiettivo è quello di sfruttare questa occasione per
insieme all'emergenza Covid, dare anche delle opere che siano durevoli nel tempo sostanzialmente. Bene, altri interventi? Se posso solo aggiungere una cosa, sono due consigli. La prima è sul pulmino, visto che so che ne prendete appunto uno e appena citato lei, che probabilmente se ne voleva prendere un secondo, tenete in considerazione il fatto che abbiamo strade molto anguste, soprattutto a Sorriso e Centro, soprattutto la parte alta, e i pulmini oggi fanno molta fatica a circolare. So che quello comprato ha le stesse dimensioni, se non addirittura due posti in più di quelli precedenti, quindi farà ancora un po' più fatica a girare e questo crea sicuramente qualche disagio all'autista e comunque alle le persone che incrociano il pulmino. Mi viene in mente via Montegrappa, via Premerlino, via Comunelli, via Botta Alta, tutte queste, via Corronco e via dicendo. Quindi un suggerimento è tenere in considerazione anche questo fatto geografico nell'acquisto. La seconda cosa, se mi permette, è quella di, ma questo è un consiglio veramente spassionato, è ogni anno si cerca di aiutare l'asilo di Petosino, perché ha delle vicissitudini, dei problemi annosi sul bilancio e via dicendo. Quest'anno si incentiva abbastanza pesantemente, ovviamente, la ristrutturazione dell'asilo di Azzonica, che tra l'altro è di proprietà, quindi ben venga, perché prende e acquisisce valore un immobile comunale. Se si riuscisse a trovare un accordo anche con le suore di Sorisole per poter dare una mano, che fanno sempre più fatica ad andare avanti, magari sollecitando, come è stato fatto negli anni precedenti, e in parte ero anche abbastanza promotore con la suora Graziella di questo, a spronarle anche con attività di primavera, piuttosto che di compiendo di tutte quelle proposte che danno. Mi viene in mente un nido, perché a Sorisole Centro non c'è, e tutti noi, perché anch'io stesso l'abbiamo portati a Petosino, ma poi il numero è sempre limitato, esiguo, perché giustamente non se ne possono prendere più di tanti in un'aula, due aule di asilo nido. Quindi è semplicemente un favorire un incontro, so che c'è già in corso, spesso e volentieri con le suore, per vedere se si riesce con l'anno futuro, magari anche con qualche bando, con qualche associazione. So che è difficile perché è un'entità privata, però un sostentamento, un aiuto, non lo so, trovare qual è il modo per poter dare una mano. Grazie. Allora, sicuramente sì, sul pulmino abbiamo cercato di prenderlo il più simile possibile a quello che transita adesso a Sorisole. Abbiamo preso un Iveco Daily che ha le misure molto molto simili a quelle attuali, quindi non dovrebbe, un pochino più lungo, ma con l'autista abbiamo fatto delle valutazioni, non dovrebbe avere grossi problemi. Più piccoli non si trovano, perché sono, almeno non si trovano in tempi rapidi, nel senso che bisogna ordinarli ad hoc e farli fare ad hoc. Per quanto riguarda l'asilo, sì, sicuramente l'investimento che facciamo su Azzonica, perché è una struttura comunale come proprietà dell'edificio, e perché ha i suoi anni oggettivamente. E, con l'asilo di Petosino ci siamo già sentiti, e prima addirittura delle elezioni, e stiamo elaborando una proposta per fare in modo che di risolvere il loro problema finanziario più grosso, che è quello relativo al pagamento della rata del mutuo dell'edificio, perché il problema dell'asilo Petosino è solo quello. Se non dovessero pagare l'immobile, andrebbero bene con i conti. Le suore di Sorrento hanno sempre la porta aperta qua, quindi per l'amor di Dio, quando viene, di solito quando viene c'è chi ci chiede cose molto concrete la suora, quindi noi su quello siamo sempre molto disponibili. Se è cambiata la suora, bisogna stare attenti, perché allora, consiglieri, ce n'è qualcun altro che vuole intervenire? Nessuno? Facciamo le dichiarazioni di voto, prego. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Baggi Massimo forse l'ha già fatta. Stecchetti Stefano, prego. Vale quello che ho detto con la prima variazione. Bene. Non ci sono altre dichiarazioni, possiamo procedere alla votazione. Allora, Vivi Stefano. Favorevole.
Zampelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Gerotti Alessandro. Favorevole. Ho sentito. Ho visto la bocca. Gerotti Alessandro, favorevole. Ok. Sala Nicola. Favorevole. Pecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Astenuto. Bacuzzi Alessia. Astenuta. 11 favorevoli, 2 astenuti. Rifaccio per l'immediata eseguibilità. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Ok. Ho visto. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Astenuto. Bacuzzi Alessia. Astenuta. 11 favorevoli e 2 astenuti. Bene, proseguiamo. La successiva delibera all'ordine del giorno non è altro che l'approvazione del bilancio consolidato con le società partecipate. Come voi sapete, penso tutti, il Comune di Sorisole è socio anche di Valcavallina Servizi, che è l'azienda che fornisce servizio di raccolta dei rifiuti e trattamento dei rifiuti, e in Uniacque, che è, come voi tutti sapete, il gestore dei servizi idrici e di raccolta delle acque reflue della provincia di Bergamo, sostanzialmente, nella quale noi abbiamo anche una partecipazione societaria. Per questo motivo la norma impone che venga approvato, oltre al bilancio del comune, anche il cosiddetto bilancio consolidato delle partecipate, quindi il bilancio del comune di Sorisole alla luce delle partecipazioni che ha. Per quanto riguarda, abbiamo avuto un po' di suspense per quanto riguardava il bilancio di Uniacque, perché l'assemblea di Uniacque, alla quale ho partecipato ben due volte, che si è riunita la prima volta che si è riunita, ha avuto un piccolo problema tecnico sulle votazioni, che è finito sull'Eco di Bergamo, quindi ha avuto un ritardo nell'approvazione del bilancio, che però è avvenuta sabato scorso. In ogni caso il bilancio poteva essere comunque approvato e votato anche senza l'approvazione dell'assemblea dei soci, perché bastava che fosse approvato dal consiglio di amministrazione. Niente, sostanzialmente i conti, come certificano i revisori dei conti e come hanno approvato le due società, sono sostanzialmente in ordine. Peraltro la partecipazione del Comune di Sorisole è piuttosto ridotta, stiamo parlando dello 0,x%, quindi siamo proprio, perché siamo 200 comuni circa in Uniacque e una cinquantina, mi pare, in Valcavallina Servizi. Non abbiamo niente di che, si propone l'approvazione perché la contabilità è tutta regolare. Prego, consiglieri, chi vuole intervenire? Nessuno? Possiamo procedere alle dichiarazioni di voto? Nessuno? Dichiarazione di voto? Sì, Stecchetti Stefano, prego. Trattandosi di un'attività veramente economica, di un bilancio 2019, non era presente in consiglio comunale, ovviamente andrà sicuramente tutto bene, abbiamo visto anche i saldi.
Comunque noi voteremo, ci asterremo dalla votazione su questa delibera. Stefano, io ho una dichiarazione di voto per la maggioranza. Prego. Allora, sicuramente la soddisfazione per vedere, nel vedere i conti in ordine e la sicurezza di avere una partecipazione che ci fa stare tranquilli, quindi il voto sarà favorevole. Segretario, possiamo procedere. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Astenuto. Micheli Laura. Baggi Astenuta. Massimo. Favorevole. Bacuzzi Alessia. Favorevole. 11 favorevoli, 2 astenuti. Rifaccio per l'immediata eseguibilità. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Sala Nicola. Stecchetti Favorevole. Stefano. Astenuto. Micheli Laura. Baggi Astenuta. Massimo. Favorevole. Bacuzzi Alessia. 11 favorevoli e 2 astenuti. Grazie. Allora, andiamo alla delibera successiva che è una variazione al programma biennale delle forniture dei servizi. Questa qui è una delibera tecnica che si rende necessaria per acquistare lo Qolabus perché abbiamo dovuto inserirlo nel piano degli acquisti, quindi non c'è molto da dire di più, è semplicemente la delibera che inserisce nel piano l'acquisto dello Qolabus. Prego, se qualcuno vuole intervenire, mi pare che ne abbiamo già parlato abbondantemente dello Qolabus. Nessuno. Vai, possiamo procedere con le dichiarazioni di voto, allora, prego. Becchetti Stefano. Sarà favorevole sicuramente in linea con la variazione, come diceva il sindaco, è una mera variazione, è una mera mero obbligo tecnico quello di dichiarare l'acquisto con questo atto deliberativo. Nessun'altra dichiarazione o sì? Io ho una dichiarazione, ovviamente il voto del gruppo di maggioranza sarà favorevole. E nuovamente mi complimento con la Giunta per l'impegno profuso per garantire distanziamento e finalmente essere riusciti ad acquistare uno scuolabus che tanto necessitava di essere cambiato. E mi permetto di ricordare che qualcuno aveva anche suggerito di tagliare questo tipo di servizio e invece noi siamo fortemente contrari a questo, quindi ben venga il nuovo acquisto. Va bene, se non ci sono altre dichiarazioni possiamo procedere, segretario. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona, Favorevole. Cornolti Fabio, Favorevole. Cometti Franco, Favorevole.
Busi Valentina. Favorevole. Gugerotti Alessandro. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Favorevole. Pacuzzi Alessia. Favorevole. Unanimità. Rifaccio per l'immediata. Sono tutti immediatamente eseguibili. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Sala Nicola. Favorevole. Pecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Favorevole. Pacuzzi Alessia. Favorevole. Unanimità. Bene, arriviamo all'ultima delibera. Si tratta di un'acquisizione di un diritto di servitù che è stato acquisito in ragione della posa di una teoriche. Si tratta di una zona dove c'è una villetta in via Botalta che aveva dei problemi di allagamento quando pioveva dalla strada comunale, eccetera, eccetera. Abbiamo realizzato una condotta d'acqua che porta le acque meteoriche direttamente in un affluente del Bondaglio. Per fare questo siamo dovuti transitare su una proprietà privata e abbiamo acquisito la servitù per un corrispettivo di 2.000 euro una tantum. Prego, consigliere. Nessuno deve intervenire, possiamo procedere con le dichiarazioni di voto, prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo Stefano, procedere con le... una dichiarazione. Prego. Il gruppo di maggioranza esprimerà voto favorevole per questa delibera consiliare. Ovviamente i nuovi fenomeni delle acque necessitano di interventi sul territorio, quindi ben venga questa nuova opera. Dario, possiamo procedere alla votazione. Vivi Stefano. Favorevole. Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Favorevole. Pacuzzi Alessia. Favorevole. Unanimità. Rifaccio. Vivi Stefano. Favorevole. E Zambelli Eugenio. Favorevole. Locatelli Cristina. Favorevole. Mussetti Ramona. Favorevole. Cornolti Fabio. Favorevole. Cometti Franco. Favorevole. Busi Valentina. Favorevole. Gerotti Alessandro. Sala Nicola. Favorevole. Stecchetti Stefano. Favorevole. Micheli Laura. Favorevole. Baggi Massimo. Favorevole. Pacuzzi Alessia. Favorevole. Unanimità. Bene, cari consiglieri, con la speranza di poter fare il prossimo consiglio di persona, magari anche perché se ci sono cose più importanti come il bilancio preventivo, eccetera, eccetera, sarebbe bello farlo di persona per parlarne. Vi saluto tutti e vi ringrazio. Buona serata. Mi ricordavo che c'era il consigliere Stecchetti che voleva presentare. C'erano le interpellanze, vero? Le interpellanze. Il consigliere Stecchetti. Sì. Sì. Prego. Sì, scusate, vi farò perdere un po' di tempo in più. Sono due interpellanze e due interrogazioni.
La prima riguarda un po' l'utilizzo, come avevo anticipato anche nella dichiarazione di voto, sull'utilizzo dei fondi Covid. Se l'amministrazione risponderà con una, visto che andiamo verso la fine dell'anno, con una risposta in chiaro, una tabella che rappresenti sostanzialmente come siano state utilizzate le diverse misure, è nostro obiettivo pubblicare, diciamo così, questo utilizzo, che ripeto è comunque lodevole. Come avete visto, abbiamo votato favorevole anche a queste ultime variazioni. Vi leggo l'interpellanza. I richiedenti Stefano Stecchetti e Laura Micheli, nell'ambito delle specifiche funzioni, finalità di contributo e controllo dell'azione amministrativa connesse all'espletamento del mandato di consiglieri comunali, chiedono risposta scritta al sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale o analogamente all'assessore delegato alla specifica materia sull'utilizzo dei fondi assegnati al comune di Sorisola in ordine: punto A, al fondo stanziato dalla legge regionale 4 maggio 2020 numero 9, ossia entità del fondo; 2, quale opera pubblica funzionale agli obiettivi della norma è stata realizzata; ed infine quante aziende del territorio comunale sono state coinvolte riguardo di detto fondo per la ripresa economica in base alla scelta già stabilita dall'amministrazione comunale. Punto B. Al fondo previsto dal decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, ossia entità complessiva del fondo a disposizione, entità degli obiettivi raggiunti dalle scelte operate dall'amministrazione comunale di fruizione e distribuzione del fondo circostanziato alle misure urgenti invocate dalla legge in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Punto C. Al fondo successivo, di cui al decreto del 14 agosto 2020, numero 104, anch'esso convertito in legge, nell'ottobre 2020, legge 126. Punto 1. Entità degli obiettivi raggiunti dalle scelte operate dall'amministrazione comunale di fruizione e distribuzione del fondo, d'acquisto, forniture e sostegno, dal periodo 14 agosto al 20 novembre, a 30 novembre ad oggi, rispondendo in modo circostanziato alle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia invocate dalla legge. Quante aziende del territorio, poi, comunali sono state coinvolte a riguardo di detto fondo per il rilancio economico in base alle scelte adottate da adottarsi dall'amministrazione comunale. Punto D. Al fondo per il sostegno alimentare delle famiglie in stato di bisogno, fondo statale, di cui è stata pronunciata la seconda assegnazione per il comune. Punto 1. Entità complessiva del fondo di prima erogazione, di seconda erogazione, la prossima. Modalità regolamentare di erogazione. Entità effettiva del fondo erogato e numero di famiglie indigenti raggiunte dal fondo di sostegno. Ciò risulta utile anche per comprendere l'entità della soglia di povertà della popolazione residente nel nostro comune. Ringrazio per la collaborazione Stefano e Laura. Seconda interpellanza sulle misure di semplificazione per la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio di cui la legge regionale numero 18 del 2019. Il richiedente Stefano Stecchetti, nell'ambito delle specifiche funzioni bla bla bla, premesso che la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 26, avente oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, modifiche e integrazioni alla legge regionale dell'11 marzo numero 12. Mediante la quale è stato introdotto l'obbligo per i comuni di individuare gli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, provvedendo a specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione con lo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, reintegrare funzionalmente il sistema urbano, incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e sismiche, implementare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Salto un pezzo. Per quanto è stato premesso, la risposta avrà cura di dare informazione sui procedimenti adottati o che si intendesse adottare nel novero delle disposizioni di legge di sopra sintetizzate, e c'è un termine di norma per l'attivazione di queste finalità. C'è un'interrogazione poi, terza, sempre Stefano Stecchetti, eccetera, chiede:
di conoscere i termini del documento di piano dello strumento di governo del territorio, durata e validità. Punto B, se nell'esercizio di programmazione degli obiettivi dell'annualità 2021 si abbia pensato all'apertura del procedimento di aggiornamento dello strumento di pianificazione del territorio. Provincia, avrete visto, ha inviato in settimana i termini di approvazione del PTCP provinciale e da quanto visto io saremo nell'obbligo di aggiornare il documento del piano l'anno prossimo. Punto C, se nell'esercizio di programmazione degli obiettivi dell'annualità 2021 sono altresì ipotizzabili procedimenti sullo strumento urbanistico vigente di variazione puntuale per soddisfare singolarità pubbliche o private. Ringrazio per la collaborazione. Quarta ed ultima interrogazione riguarda l'attività della Valcavallina Servizi di pulizia meccanica delle strade. Si chiede appunto se risulti, sulle motivazioni per cui risulti da mesi interrotto il servizio di pulizia meccanica delle strade secondarie calendarizzate con frequenza pentasettimanale. Dove abito io, zona Premerlino, sono da mesi che non si vede più nessuno. Qualora dall'indagine richiesta risultasse oggettive carenze in debenza contrattuale, è richiesta la conoscenza delle sanzioni o penali combinate alla contraente del servizio. Ho finito. Bene, grazie. Segretario, posso chiedere di inviare queste interpellanze e interrogazioni giorno domani, così che sono depositate? Sì, assolutamente. Bene, allora buona serata a tutti. Grazie di tutto. Grazie. Arrivederci. Buona serata. Buona serata.